Ciao a tutti amiche e amici di Andrew Channel e bentornati a un nuovo episodio di Proviamolo, la serie in cui andiamo ad esplorare un titolo per la prima volta insieme. E oggi vi porto un titolo sviluppato dal Team 17, Gord, su suggerimento di un mio Exaltramon Man, Gabriele, io ti ringrazio, che mi ha suggerito di portare questo titolo e quindi ho deciso di dargli un'occhiata e andiamo a vedere che cosa abbiamo di fronte. Vi dico da subito che Gord è un titolo in cui bisogna fare gestione di risorse, bisogna fare delle scelte accorte, bisogna far sopravvivere un gruppo piccolo di coloni che dovranno costruire una base, in un mondo che però ricorda un po' un mondo fantastico, quindi va un pochino a toccare anche quei canoni di giochi di ruolo fantasy, diciamo. Non ne so molto di più e quindi con voi adesso andiamo a vedere. Giochiamo la campagna a livello di difficoltà media, cosa dite? Gli dèi ti ringraziano. Ah, in italiano, tra l'altro, a partire da subito, è una cosa molto positiva, considerato l'andazzo. Gli dèi ti ringraziano con ricchezze, ma non possono vincere le battaglie in tua vece. Cominci con una discreta quantità di risorse, una velocità di guarigione e un guadagno di fede moderati, e i tuoi nemici costituiscono una minaccia di base. Ci sono anche nemici, quindi, ecco, non è il tipico builder in cui si fanno le capannine, i fiori e basta. My campaign to unite the South is almost over. As we speak, my son is directing our army against the remaining forces of the Southern Resistance. Once we're done there, we shall take the North. It's filled with all sorts of vile creatures, but also rich in the gold that I need. Only a few barbaric tribes are desperate enough to inhabit these lands. As my steward, you will have one of them at your disposal, the Tribe of the Dawn. Secure the Golden Root before our army arrives. My emissary Edwin will watch your progress. Eccolo qua, Edwin, che bello netto. Fail me, and you will face a fate much worse than any of the savages you've ever fought before. Perfetto, quindi la lore è chiara. Siamo in questo territorio dimenticato dagli dèi e dagli uomini, si direbbe, infestato di mostri, e la tribù dell'Alba The Tribe of the Dawn è sotto was il nostro always a humble controllo. community of Dabo worshippers. Bogdan Their non è un elder, guerriero né uno stratega. Bogdan, Quando i Calantiani is neither arrivarono con le loro a warrior minacce, nor a essi non ebbero strategist. altra scelta che obbedire. When the Accettarono di Calanthians guidarli came with attraverso their le foreste threats di and Lysatia, promises, nella speranza di they ottenere had la no pace e la choice. sopravvivenza. Ma questo è il motore di Here we gioco. are, Stuart. Cavolo, No Edwin. wonder our king chose you for Lo this facciamo un po' mission. più You're more than worthy of imperiale, this ecco. disgusting land. Are you sure we're in the right place? Where is that meek old coward who calls himself a leader? Welcome, my lord. I am Bogdan, elder of the Tribe of the Dawn. I will guide you through the Lysatian woods. I modelli sono molto ben fatti. Meglio di Starfield, per esempio. Where are your warriors? Sto zitto. The king's forces will come when the time is right. Until then, we are your new masters. As pledged, my lord. My tribe will follow the orders of the king's steward. They are your people now. I trust you'll take good care of them. Okay. We will, if they do their work. Did they find a place to set up camp? Yes, sir. Our scouts have found a good spot for our first gord. Ah, un gord, quindi è un avamposto. Should provide enough reeds and food. Uno stadio, uno stagno. Avrete uno stadio. No, la grafica è più bella di FIFA 23. Allora, controlli in alto a destra. Qui puoi accedere alle impostazioni. Pausa space, velocità normale, velocità aumentata, con G, ok? Chiudiamo. Spostiamo la visuale, come si fa? Eccola la tribù, eccoli qua. Puodan, Nadet, Nial, Elian e Failin. Ok, va bene, la mappa l'abbiamo imparata. Allora, qui vengono mostrati i ritratti
Tanto 3 su 5 sono già stanchi. Seleziona un soggetto, cambia soggetto selezionato. Ma possiamo selezionarli anche qua, perfetto. Selezionali tutti, perfetto. Raggiungi il luogo contrassegnato. Dove si trova? Ah, questo. Quindi si clicca con il destro e andiamo qua. Per fortuna non inciampano dentro il fuoco. Sì, si muove, ragazzi, come un party di... alla Baldur's Gate, per intenderci. Ma è un gioco di costruzione anche. Ah, usa sinistra e control per raggiungere un'altra unità. Quindi se io prendo queste e poi control e sinistra aggiungo Alien. Ok, perfetto. Shift per raggiungere un ordine alla coda. Ah, benissimo. Perfetto. Dov'è il luogo contrassegnato adesso? Beh, è sempre più in là. Ma il gioco diventa sempre più difficile. Ok, diamo l'ordine. Doppio clic, andiamo a sorvegliare, ad esempio Filin sta facendo da avanguardia. Facciamo doppio clic e la seguiamo. Oh no, i nostri ricognitori. La minimappa fornisce una visuale dall'alto della struttura dei terreni del livello con tutti gli oggetti interattivi. Ok, infatti vedete che ci sono anche dei quadrati blu, dei triangoli verdi. Chiudiamo, andiamo a vedere. La visione sensoriale fornisce informazioni tattiche aggiuntive riguardo all'area circostante, per esempio evidenze i nemici e gli oggetti interattivi. Mostra l'area di recupero, sanità mentale e fede, nonché un campo visivo e uditivo di un soggetto selezionato. Ok, ad esempio adesso selezioniamo la DET. Molte informazioni importanti vengono mostrate nei pannelli del menu di sinistra, le notifiche, missioni principali, secondarie, pannello informativo e possiamo ovviamente nascondere questi altri pannelli attraverso le schede di impostazione interfaccia. È la prima volta che leggo questo menu, scusate se sono lento. Voglio vedere se riesco ad interagire ad esempio col carro. Un carro abbandonato in fretta e furia, i carri rotti potrebbero contenere tesori. E quindi la cosa che mi chiedo è come faccio adesso ad analizzarlo. Prendiamo una persona. Sì, ho cliccato con il destro e ho trovato dell'oro. Ok, selezioniamo di nuovo tutti gli abitanti, raggiungiamo lo stagno. Ah, tra l'altro parlano nel frattempo i... Allora, un click si cammina, due click si corre. Perfetto. Ah, vedete che se clicco su un albero mi dice è necessaria una segheria. È una figata questo concetto comunque, perché mi dà l'impressione di giocare a un GDR isometrico ma con degli elementi di costruzione. E non so se è più un GDR isometrico con elementi di costruzione o un gioco builder con elementi... Ammazza! No! Avete visto che c'erano degli abitanti che sono tipo caduti a terra? Un lupo li stava mangiando. Questa roba che cos'è? Erba rossa. Non ci posso fare quell'erba rossa. Salute recuperata, veramente? Culo. Cioè, è fatta apposta, è tutorial, ho capito, però. Bene così. Forse Elian aveva bisogno di ancora un po' di erba rossa, ma... Andiamo avanti, dai, non perdiamo troppo tempo. Dobbiamo raggiungere lo stagno per la nostra missione. Eccolo qua, troviamo un'ottima posizione per un gourd. Ragazzi, questo è anche un ottimo momento per lasciare un bel like al video, perché mi dà la benzina che mi serve per alimentare il sacro algoritmo di YouTube. Considerate sempre che per me questo è un lavoro, e anche se è un bel lavoro, richiede tempo, preparazione. Basta mettere un like e un commento e questo è il più grande ringraziamento che potete farmi. Quindi io vi ringrazio in anticipo tutti coloro che comprenderanno e mi aiuteranno. Ok, il nostro buon Bogdan ci suggerisce: ma ragazzi, ma perché non facciamo una bella palizzata visto che questo mondo è pieno di lupazzi? In effetti, Bogdan, sei un uomo saggio. Questo pannello mostra la quantità disponibile di legno, canniccio, cibo, argilla, ferro e oro. Mostra anche i tre principali parametri del gioco: crescita del gourd, sanità mentale del gourd e fede del gourd. Questa cosa della sanità mentale mi interessa abbastanza. Secondo me, con tutti i mostri e gli incubi che girano attorno, a un certo punto i nostri abitanti diventeranno pazzi. Un po' come quando c'era compilare 730. Legno e canniccio. Ma perché canniccio? Perché è tutto stagnante qua, quindi servono le canne di bambù.
Comunque legno e canicio per costruire, cibo per mangiare, oro per pagare professioni militari, argilla e ferro per migliorare le strutture. E adesso abbiamo addirittura sbloccato il menu delle azioni, guardate un po', ce ne sono tre. Costruzione, popolazione e incantesimi. Andiamo a cliccare su costruzione. Ah no, vabbè, ho sbagliato, non l'ho letto. Leggiamo quindi popolazione, lista di tutti i soggetti, barra avanzamento, nuove nascite. E perché questo è un posto così tranquillo che non si mette a far figli. Capacità di popolazione, maggior aumento di popolazione. E poi abbiamo un menu incantesimi. Che figata pazzesca! Allora, processo di costruzione. Selezioniamo una struttura e posizioniamola in un'area. Quindi piazzeremo praticamente le fondamenta. E poi vedete che gli abitanti vanno a smartellare in modalità un po' Age of Empires. Allora, andiamo a smartellare una bella palizzata. Ma che figata! Mi mette già come si dice, il progetto? Dai, ma questo è uno spettacolo. Questo è uno spettacolo. Invece che dover fare io click su tutti i muri, la palizzata già mi dice, amico mio, vuoi fare una palizzata? Toh, io ti metto già le... ti do già... Ah, non posso uscire però dal cerchio? No. Facciamo nulla. E la rimettiamo... Ecco. Volevo rimetterla come me l'aveva fatta la IA, che era fatta bene, era un bel cerchio. Invece adesso mi tocca... fare la porcheria. No, anche qua ci sono degli alberi che non me lo permettono. Clicchiamo su OK. Inserisci il nome del Gord o lascia che te ne suggeriamo uno noi. Starkatov va benissimo. Profuma di Unione Sovietica a questo posto. E in effetti, diciamo così, anche la gioia di vivere è rappresentata perfettamente. Ok, quindi adesso i nostri uomini... Odio le mura di legno. Vabbè, dai, diciamo che l'hanno costruita velocemente. Sono degli dei costruttori veloci. Anche perché questa palizzata non è che sia il top. Hold on, old fool. This is just a minor stop on our way to the cartographer. He's waiting. Edwin, con la sua grazia e la sua empatia, ci suggerisce che non rimarremo qua per sempre. Però Bogdan dice, prima c'è da fortificare questa postazione, propongo di costruire una segheria, una capanna da foraggere e una bottega da conciatetti. Va bene, abbiamo convinto il nostro bellissimo aiutante e adesso andiamo a costruire una segheria. La segheria la possiamo mettere... Io direi di metterla all'interno delle mura, ma verso la porta, che adesso non trovo. Eccola qua, la porta. Se la mettiamo così... Qua c'è la porta, perché poi si esce e si buttano giù gli alberi. Ma se di notte arrivassero degli zombie, mettiamo, no? O l'agenzia delle entrate, noi comunque siamo all'interno del nostro forte. Mestieri. I mestieri determinano cosa gli adulti possono fare. Per cambiare mestiere ordina al soggetto di entrare nella relativa struttura che abbia uno slot libero. Se diventa un raccoglitore inizierà a raccogliere la risorsa più... se la risorsa è disponibile nella mappa visitata. Allora, prendiamo... Perché qua ci sono anche delle icone. Fili mi pare che abbia... esperienza nel taglio. Allora vai qua, Fili. Cambia mestiere in taglia legna. Ah, hai capito? Hanno tutti e due esperienza nel taglio. Quindi adesso mettiamo... Scusate. Mi è venuta una certa voce roca perché è l'umidità nell'aria di questo posto. Iniziamo a tagliare la legna. Che adesso sta a 150. Ah, tra l'altro io dicevo dobbiamo uscire a tagliare questi alberi. No, abbiamo gli alberi anche in casa. Come dice il vecchio meme, non... Vieni, vieni, abbiamo gli alberi a casa. E questi sono gli alberi a casa. Guardate che non vi viene voglia di vivere in questa capanna. Trasportare tronchi bagnati, con lo sguardo rivolto verso il basso, l'impellente necessità di piangere. È un bellissimo posto il nostro Gord. Clicchiamo adesso su Bottega dei Conciatetti. E lo mettiamo accanto, visto che... la logistica, insomma, gioca la sua parte. Mentre Nadette qui piazza i tronchi e inizia a piallare.
noi qui abbiamo già costruito una cappa. Cosa fa il conciatetti, scusa? Ah, raccoglie il canniccio. Tu mi sembri uno abbastanza drogato. Vai a farti di canniccio, dai. Alien. Vediamo. È entrato. E adesso va a prendere il canniccio. Ok. Serve un'altra struttura. Ma secondo me non possiamo farla finché non abbiamo altro canniccio. Nial, vai anche tu a raccogliere le canne. E questi invece continuano a tagliare. Quindi abbiamo adesso 5 abitanti. Una cosa importante, il gioco inizialmente ha ricevuto un sacco di review negative, ho visto, perché non era stato abilitato l'auto, come si dice, non è stato abilitato l'intelligenza artificiale dopo un certo periodo di idle. Vuol dire che se tu davi l'ordine a dei personaggi di tagliare un albero, questi lo tagliavano e poi si fermavano lì. Invece adesso, avete visto, tagliano un albero, vanno a quello successivo. Cioè finché la mappa mostra degli alberi, loro continuano a lavorare. Poi si mettono anche loro in idle e non lavorano più. Però inizialmente il gioco era veramente troppo micromanagement, perché uno, è vero che ci sono soltanto 5 abitanti, però stare lì a continuare, insomma, costantemente a fare tutto, è stato valutato molto male dal pubblico. Gli sviluppatori, tempo una settimana, hanno fatto uscire una patch che ha sistemato il micromanagement. Infatti, registro il 24 di settembre questo video e la patch è già uscita da qualche giorno. Quindi, se voi guardate questo video, non so, nel 2036, state tranquilli. Ok, andiamo a vedere le notifiche. Hai costruito una bottega da conciatetti e costruito una segheria. Un po' come su Facebook, cioè roba che tu dici, oh, magari mi ha scritto qualcuno che pensa a me. No, no. No, mai, soltanto notifiche che vi spiegano che dovete lavorare. Ok, missione completata sul canniccio. Edwin, il nostro gioioso emissario del re, dice che ha fame. Secondo me un paio di mesi a dieta li reggi, però comunque io non voglio fare body shaming su questo bellissimo figuro e quindi andiamo a raccogliere da mangiare. Per pescare, beh, si fa pescare nello stagno, no? Ci saranno i pesci dei Simpson con tre occhi, però... Capanna da foraggere, ok. Adesso la domanda è, dove la facciamo? Iniziamo a fare una porcheria. No, voglio fare le costruzioni più o meno una accanto all'altra. Nadette da sola inizia a smartellare. No, Filing l'aiuta. Quindi è interessante vedere che quando si fa una costruzione i lavoratori accanto smettono di fare il loro lavoro e vanno a costruire. Non serve la professione del costruttore come ad esempio avremmo in Foundation, per intenderci. E adesso abbiamo un livello di crescita. Ok. Crescita del Gord. Raggiungere un certo livello di crescita consente di sbloccare nuovi tipi di strutture. Civilization advances. E la vedete qua? Lo vedete che abbiamo un'attacca? Anzi, un'attacca .1, .2. Allora, intanto abbiamo troppe persone qua che stanno lavorando alla segheria. Se clicco con il destro le vedo? No, li vedo qua. Però, ad esempio, dov'è Filing? Ah, sta tagliando il legno. Diciamo a Filing che va a raccogliere i funghi, va. Cambia mestiere. E anche questi che raccolgono le canne, Neil va a cambiare mestiere, perché secondo me è più importante avere il cibo che avere il legno e canniccio. Perché... una struttura può aspettare prima di essere costruita. Uno stomaco che brontola, no. No. Ok. E adesso la domanda da milioni di dollari è come lo raccolgono il cibo. Ah, funghetti velenosi! Che prelibatezza! Stasera si fa il risotto, ragazzi. E domani costruiamo le latrine espanse. Al coniglio. Si può cacciare? O è soltanto parte del... È scomparso, ragazzi. Si è teletrasportato. Hanno copiato la tecnologia della vecchia polizia di Cyberpunk. Qui, ok. Non della nuova, quella l'hanno cambiata. Ci mancherebbe altro. Ok. Beh, ragazzi, io adesso in questo posto ci vivrei. Tra l'altro c'è anche un bel microclima, dicono. Adesso stanno piovendo dardi incantati. Che tristezza. Non so che fungo abbia raccolto Fire, ma lo portava su una spalla. Deve essere abbastanza grosso. Eccellenza, vi ringrazio per averci procurato del cibo. La fame non ci farà sanguinare, ma grava profondamente sullo stato psichico dei nostri sudditi. Beh, certo. Guarda che ti capisco, io sono uno che mangia. Ah, il vino! Sì, questa è un'ottima idea.
But we do pride ourselves on making a great drinking mead. Mead, you say? Mead, idromele. However, the basic comfort of staying within the range of a torchlight helps a lot in our sanity regeneration. Our scouts can venturing outside of the palisade. Possiamo. Serve la luce fuori dalla palizzata per non andare giù di matto. Vabbè, ragazzi, abbiamo livello salute mentale ansia. Questo è veramente un video da guardare lunedì mattina per come dire, per respirarlo bene. Livello successivo 2500, ok. Siamo nell'oscurità e questo ci abbassa tantissimo la sanità mentale, però avere soggetti in salute nei fasci di luce e avere il cibo l'aumentano. Perché c'è una prigione per recuperare? No, costruiamo l'idromeleria. Praticamente il gioco ci suggerisce una cosa. Come diceva Homer Simpson, alcol, causa e soluzione di tutti i problemi. Vai. Va bene, ci sta. Intanto qua sto creando una piccola piazza. Cioè, nella mia idea qui c'era una piazza, poi avremmo fatto delle piccole strutture con i fiori, In realtà sta diventando uno stagno mefitico, però va bene, dai. È la bellezza di Gord, è la bellezza di Gord. Cosa ne pensate, signori, di questo titolo? A me sta piacendo abbastanza. E quasi quasi farò una votazione per i membri del Senato. Gli chiederò se vogliono che porti una serie. Se siete interessati a come funziona il Senato e come volete avere anche voi il diritto di voto, date un'occhiata alla sezione abbonamenti, perché al costo di un caffè al mese, anzi meno, avrete accesso a tantissimi vantaggi. Diventate ordine della tartaruga, quindi avete i badge, le emoticon, la risposta mensile a tutte le vostre domande, perché faccio un vlog soltanto per gli abbonati, e poi l'accesso al Senato, e quindi avete accesso a dei posti community che nessun altro vede, ma soprattutto potete votare, potete suggerire dei titoli e avere veramente una partecipazione attiva al lavoro che faccio. Inoltre, se poi utilizzate il livello conclave, potete vedere in anticipo i video che ho già registrato ma che sono programmati per le prossime settimane. Ad esempio, qualcuno magari vuole vedersi l'episodio 10 di Crusader Kings 3 mentre è uscito soltanto il 3, non vi preoccupate, se fate parte del conclave ci potete arrivare. Questo video non ha sponsorizzazioni, quindi ci tenevo a sponsorizzare un po' la nostra community. Adesso andiamo a fare una torre di un cimitero, anche questo è molto utile, perché immagino che a un certo punto alcuni personaggi moriranno e di conseguenza non avere un cimitero di solito nei giochi è terrificante. Volevo mettere la torre di osservazione per fuori, no? La mettiamo qua magari che... non posso? Devo stare dentro le mura. Dannazione, vabbè, ma questa cosa non l'avevo considerata. Un po' come Renato Zero col triangolo. La mettiamo qua la torre d'osservazione. Perché secondo me sarebbe stata una figata avere la torre d'osservazione sullo stagno. Vabbè, la costruiamo all'interno allora. Ho delle notifiche. Qualcuno che mi vuole bene mi ha scritto. Niente, no, semplicemente la crescita sta aumentando. Vabbè, questo non è male. Questo non è male. Livello di ansia, lunedì mattina. Livello di crescita. Io in palestra dopo 2 mesi. Ok, va bene. Che poi è già fantasy, io in palestra dopo 2 mesi, no? Come questo gioco. Ok. Vediamo un po' la torre. E poi lascio a voi, ragazzi, la palla, perché qua guardate quanto spazio c'è per costruire altre strutture decadenti e dark. Ok, adesso qua, torre di ricognizione. Funghetti si sono messi bene. Mettiamo la signorina a fare la ricognitrice. No, perché di cibo ne abbiamo in abbondanza, un sacco di funghi tossici. E Failin, se sale... L'igiene non è il mio forte, ma come ti permetti? Ma guardati, guarda te stesso. Yes, of course, my lord. Our Balia is constructed in a way. Allora, costruiamo. Scusate. Costruiamo la Bania. Che altro non è che. Sembra tipo una sorta di località termale per vecchi russi. Da
costruiamo qua dietro, ragazzi, ma se volete vederla in azione dovete lasciare tanti like. Se arriviamo a 1200 like faccio partire la serie. In alternativa, se il Senato vota per avere questo gioco o in live o in serie, allora scrivetemelo nei commenti e metterò, se vedo che ci sono abbastanza senatori che lo suggeriscono, la metterò ai voti. Io vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di lasciare un pollice in su e un bel commento, ma soprattutto vi auguro una fantastica giornata o serata. Dandy e Perola è tutto, alla prossima.